City Report. Cari amici di City Report, nuova puntata insieme ad Hermes. Siamo a Paranzate stavolta, città metropolitana di Milano, e stiamo andando a vedere un posticione dove eravamo stati un po' di anni fa, dove ci avevano assicurato che la proprietà stesse mettendo a posto, ristrutturando, eccetera. La struttura qual è? Quella che vi faremo vedere tra qualche minuto insieme a Paolo Rusconi. Partiamo. E qui cominciamo a parlare delle varie alcove, come vedete, dei vari posti letto. Tutto intorno è abbastanza schifoso, e questo è solo dal di fuori ancora, Ed eccoci, questa struttura, come potete vedere, 251 via Milano Paranzate, e rispetto all'ultima volta in cui ci eravamo stati, adesso ci sono ben due entrate, facili, comode. Guardate, vi facciamo vedere prima la prima esterna. Direi che già dal di fuori si vede, insomma, che c'è un bel caos dentro. Adesso vi portiamo a vedere le sorprese all'interno. E partiamo per primi e all'ingresso. Ed ecco, ci siamo entrati. Come potete vedere, ci sono qua vestiti, carrelli presi qui alla vicina metro. Questa è l'altra parte del cancello che vedete tutti. Guardate qui quanta roba. Asciugamani. Magliette, batterie. E guardate quante sigarette. No al tabagismo qui, Qui è stato cambiato il lucchetto, vedete? È stato spaccato, è stato cambiato il lucchetto.
Perché vi diciamo questo? Perché guardate qui che hanno oscurato il vetro, per non vedersi dentro. E proseguiamo, questo è il perimetrale. Vi ricordo che dietro alle spalle di questa struttura qui c'è la scuola, infatti oggi siamo arrivati, era pieno di macchine, la proprietà ci sembra tutta meno che bonificata, guardate anche lì quanti panni stesi. Le buche sono ancora tutte aperte. Questa è una delle baraccopoli di Baranzate, qua ci sono dentro almeno 3 persone anche qui.
E questo è il capannone più ampio. Ed eccoci qui insieme al nostro amico Paolo. Diciamo che la situazione da un lato della struttura è molto diversa. Dalla parte che vedete del cancello a destra è un po' pericolosina, c'è gente abbastanza incattivita. Qui invece da questa parte diciamo che sono un po' più amichevoli, sono un'altra etnia, ci hanno riconosciuto perché se ti report qui in zona abbiamo fatto di tutto e quindi ci hanno permesso di continuare a guardare queste cose anche perché sono tantini. Paolo, vuoi fare un'uscita fuori?